Continua la campagna abbonamenti 2022-2023. Penso sempre a te, magica Udinese. Intanto, come ti chiami e da dove arrivi? Ciao, io sono Tommaso Ciani e vengo da Corno di Rosazzo. Senti, cosa ci fai oggi di bello in Curva Nord? Oggi sono venuto qua a fare la tessera del tifoso per venire a vedere le partite con i miei amici. Cos'è per te l'Udinese? L'Udinese è passione, è patria e la portiamo ovunque, sempre. Sabato ci sarà qui la Salernitana per la seconda di campionato. Che Udinese ti aspetti? Un'Udinese pronta, e carica anche dall'ultimo risultato, e pronta a riscattarsi, quindi sicuramente faremo bene. Ci sarai? Ci sarò. In che settore dello stadio? Starò qui in curva con i miei amici. Dove si canta? Certo, per forza. Qual è il tuo calciatore preferito dell'Udinese? Non ne ho, sono tutti bravi e non ne ho uno preferito. Del passato invece? Assolutamente Di Natale. Me lo gridi un bel Forza Udinese? Forza Udinese! Intanto lei come si chiama? Anna. Ciao Anna, come stai? Tutto bene. Insomma, si sta continuando la campagna abbonamenti 2022-2023, penso sempre a te, come procede? Devo dire che sta procedendo molto bene, anche se sì, adesso ovviamente non abbiamo più molta gente perché stiamo andando verso gli sgoccioli, però devo dire che procedeva molto bene. Carana, quando possiamo venirvi a trovare in Curva Nord per sottoscrivere l'abbonamento? Potete assolutamente venirci a trovare da lunedì al venerdì dalle ore 9 fino alle 7 di sera, facciamo orario continuato, quindi potete venire quando volete, tranne però il sabato e la domenica che siamo chiusi. È possibile fare anche la tessera del tifoso qui da voi e magari acquistare il biglietto per sabato di Udinese Salernitana? Assolutamente, è possibile, basta che venite da noi e possiamo fare tutto quello che volete. Carana, per tutti gli abbonati so che l'Udinese regala dei plus, quali? Assolutamente, noi praticamente diamo questi vantaggi per gli abbonati, una busta in cui sono presenti più o meno 10 sconti e che comunque possono variare dall'abbigliamento o se no anche alla spesa, e in più comunque diamo anche questo sticker con scritto il nostro slogan della campagna. Penso sempre a te, piace o non piace questo slogan? Devo dire che a me personalmente piace molto e vedo che lo apprezzano comunque anche i tifosi che arrivano per fare gli abbonamenti. Adesso voglio scoprire quanto tifosa sei, devi gridarmi un bel Forza Udinese. Forza Udinese! Sono curioso di capire cosa ci fate oggi qui in Curva Nord. A fare l'abbonamento, come da 30 anni ormai a questa parte, per me forse anche di più. È una tradizione allora? Sì, una tradizione di famiglia. Di dove siete? San Vito al Tagliamento. Quanto bello è abbonarsi all'Udinese Calcio? Beh, è sempre un'emozione sicuramente, poi venire qua e vedere anche uno scorcio dello stadio è una bellissima occasione anche per ricordarsi di quanto è bello. In che settore vi siete abbonati? Abbiamo fatto la Family, quindi in laterale nord, la Family perché oltre a lui l'altro mio figlio è abbonato, verrà un po' di meno però, perché è via, però l'abbonamento si fa comunque. Adesso facciamo uno spot alle persone che non si sono ancora abbonate, cosa gli diciamo? Beh, gli diciamo di correre qua, soprattutto se sono anche loro una famiglia, perché è vantaggiosissimo, e quindi venite, perché poi è bello, ci si innamora anche di venire allo stadio, passare un momento col babbo, con la mamma e con i fratelli, quindi venite. Anche perché anche quest'anno prezzi invariati, eh? Sì, prezzi invariati ormai da tempo, io faccio la famiglia, dico la verità, anche per quello, perché insomma è un prezzo veramente bassissimo. Ve lo gridate un bel Forza Udinese al mio 3, 1, 2, 3. Forza Udinese! Quanto bello è venire nel proprio stadio con il proprio bambino? Troppo bello, bellissimo. Speriamo che quest'anno l'Udinese arrivi bene, insomma. Diciamo che sono molto felice di poter venire allo stadio quest'anno. Abbonato quindi? Sì, quest'anno sì. L'anno scorso purtroppo non sono riuscito a fare l'abbonamento, però quest'anno porto anche il mio piccolo e vorrei dire Forza Udinese. In che settore vi siete abbonati? Curva Nord. Anche perché anche in Curva Nord ci sono tanti bambini, tante famiglie che gridano per i propri colori. Sì. Forza Udinese. Lei di dov'è? Io sono di Fagagno. Come si chiama? Adrian.
Caro Adrian, facciamo uno spot alle persone che non sanno ancora se abbonarsi o no, cosa gli diciamo? Se c'è la possibilità, venite, perché è una bellissima cosa per tutti, insomma, per vedere l'Udinese giocare e vincere, insomma. Ho visto che oggi ha fatto compre nella Macro Store di Udine. Sì. Diciamo che facendo l'abbonamento c'è anche uno sconto del 10%, insomma, per chi compra le magliette, e vale la pena approfittare di questa iniziativa, insomma. Insomma, ne ha personalizzata una subito per suo figlio Riccardo, Ricky numero 25. Sì, Ricky numero 25, visto che è nato il 25, insomma, 2 anni, e vediamo che quest'anno si sarà contento di venire allo stadio. Vediamo com'è. Me lo grida un bel forza udinese. Forza Udinese! Ci vediamo sabato contro la Salernitana. Sicuramente, sarò lì alle 6:30. Insomma, abbonati anche quest'anno. Sì, anche quest'anno. In che settore? In tribuna sud, abbiamo fatto il family. Ben fatta, di dove siete? Di Sesto Regena. Perché abbonarsi all'Udinese Calcio? Perché un po' di passione c'è sempre. Lei cosa mi dice di questo stadio? Bello lo stadio, è super colorato, io amo i colori. Poi è un'emozione venire con le proprie famiglie allo stadio. Sì, e poi è un'emozione, sì, venire con la nipotina soprattutto, è una super emozione. Pronti per la Salernitana? Certo, sempre. Hai visto anche la prima giornata di campionato contro il Milan? L'ho seguita un po', sì. Con questo rigore c'era o non c'era? Ma... Era un po' dubbio, dai. Però si va avanti, eh? Si va sempre così, sempre avanti. Cosa vogliamo dire a mister Sottile e tutta la squadra in previsione di Udinese Salernitana di sabato? Più carichi, bisogna essere carichi. Voglia. Ora li carichiamo noi con un bel forza udinese al mio 3. 1, 2, 3. Forza Udinese! Sono curioso di capire perché abbonarsi all'Udinese Calcio. Perché è giusto riportare le famiglie a vedere il calcio, perché si sta perdendo un po' il concetto di... divertimento anche nel calcio, nel pallone. Come ti chiami e dove sei? Ciao, mi chiamo Andrea, sono di Manzano. Andrea, cosa ci fai oggi di bello in Curva Nord? Sono venuto a fare la tessera del tifoso con i miei amici per venire a vedere la partita in casa con l'Udinese quando ho l'occasione di venire qua. Quindi sabato sarai qua in occasione di Udinese Salernitana? Certo, sarò presente in curva a tifare ovviamente Udinese e sostenere i ragazzi per la vittoria e per i 3 punti fondamentali che sono da fare. Senti, quanto bello è venire allo stadio con gli amici? È un'emozione unica, perché comunque io vengo in curva, quindi cantare, stare in mezzo al casino è la cosa che mi piace, e poi vedere una bella partita di calcio è sempre... è un piacere, insomma. Senti, cos'è che ti piace della curva, cosa ti piace dell'Udinese? Beh, della curva soprattutto i cori, i canti che si fanno insieme, e comunque è una giornata che passi con gli amici, quindi è sempre bello. E dell'Udinese perché è la squadra della città e quindi è sempre bello vederla dal vivo. Hai visto la partita a Milano contro il Milan? Certo, l'ho vista, purtroppo il risultato è un po' bugiardo per gli episodi successi, però... tocca accettare il risultato e andare avanti per la prossima partita, insomma. Questo rigore secondo te c'era o non c'era? Io ho visto la partita in diretta e purtroppo non c'era, a parer mio, però il mio giudizio non conta molto in questo caso. E cosa diciamo a mister Sottil e a tutta la squadra in previsione di Udinese Salernitana? Secondo me di continuare così, perché siamo sulla buona strada e i risultati arriveranno, ecco, sicuramente. Ultima cosa, devi convincere le persone che non si sono ancora abbonate ad abbonarsi, perché si può ancora fare l'abbonamento. Ragazzi, abbonatevi, perché vedere la partita dal vivo è un'emozione unica, e poi l'Udinese ha bisogno di noi per il sostegno dei ragazzi, insomma. Sempre solo forza? Forza Udinese!